can't find my way home. I need the end. Metal Gear Survive. Lo so, molti stanno pensando che è solo una gran bestemmia solo pronunciare questo gioco perché non c'è il tocco di Kojima che... chiamatelo tocco, insomma, Kojima è stato il padre di Metal Gear e lo sarà per sempre. E siccome sono anni che Konami ha questo titolo nelle proprie mani, io mi aspetto comunque un qualcosa di almeno decente. Non mi aspetto un capolavoro che sicuramente poteva fare il grande Kojima, però purtroppo ormai sono un paio di anni che, come già sappiamo, Konami e Kojima non si vogliono più bene, quindi voglio dare un po' di speranza a questo videogioco. Tra l'altro ci sarà anche una beta in questo mese, quindi potrò provarlo e potrò vedere se hanno fatto una gran schifezza o se sarà un buon titolo, anche se secondo me avrà un ottimo gameplay perché alla fine sarà secondo me un copia e incolla di Metal Gear 5. La trama invece, boh, dobbiamo avere paura? Forse sì, forse no. Aspettiamo quindi febbraio, che è il mese in cui dovrà uscire questo gioco, e poi vedremo un po' se questo gioco farà così schifo come tutti stanno dicendo. Darksiders 3. Lo so, probabilmente a molti in questo gioco non piacerà tantissimo. Io invece devo dire, qui diciamoci una piccola curiosità su di me, ho recuperato Darksiders 2 a dicembre, ora che c'è stato il PlayStation Plus e appunto Darksiders 2 era in regalo, e devo dire che mi è piaciuto, e devo dire anche tanto. Ho avuto tra le mani un titolo bellissimo, non mi aspettavo di trovarmi un titolo che avesse un bel gameplay, una storia interessante, intrigante, mi è piaciuto tantissimo. Questo terzo capitolo, non lo so, è molto diverso dal secondo, è una storia completamente diversa, però cioè, il genere mi piace, quindi potrebbe sicuramente piacermi anche il gioco alla fine, ma sarà tutto da vedere. Ovviamente niente data, perché giustamente i giochi del 2018 escono nel 2018 e basta, cioè senza data e senza niente, e su questo ormai abbiamo capito. State of Decay 2. Probabilmente molti non lo conosceranno, ma vi dico subito che è un titolo che tratta zombie, apocalisse. Prima di questo gioco però c'è stato un predecessore, che è stato State of Decay, che uscì, se non sbaglio, quasi 10 anni fa per Xbox 360 e PC. Io l'ho recuperato qualche anno fa su PC e devo dire che l'idea era buona, il gioco era carino, però dopo un po' annoiava parecchio, un po' perché era vecchiotto, un po' perché non era, diciamo, un grandissimo gioco. Quindi diciamo che mi piacque molto l'incipit, però nel complesso faceva abbastanza cacare. Questo seguito invece sembra promettere un po' meglio. Ho visto un trailer che risale a più di un anno fa e sembrava promettere appunto bene. Ora, questo gioco dovrebbe forse uscire nel 2018, in realtà non si hanno notizie da parecchio tempo, quindi non so neanche dirvi con certezza, però c'è questa data provvisoria, quindi l'ho messo tra i più attesi, secondo me, nel 2018. Quindi speriamo bene, almeno per me che amo questo tipo di giochi. Thank you.
The Last of Us 2. Abbiamo visto qualche trailer di questo gioco, non abbiamo visto gameplay, però cioè, sarà tanta roba. Cioè, solo i trailer hanno veramente fatto emozionare tutti quanti e quindi mi aspetto veramente una roba pazzesca. Io non voglio essere, diciamo, sfiducioso, ma secondo me non uscirà quest'anno. C'è questa data provvisoria, quindi io spero tantissimo che esca quest'anno, ma secondo me si prenderanno un altro po' di tempo. Ma vedremo, comunque c'è ancora un anno bello lungo, l'anno è appena iniziato, quindi magari il gioco sarà pronto magari per dicembre, magari lo fanno uscire proprio all'ultimo, magari proprio il 31 dicembre, cioè proprio il 31 dicembre 2018, così dicono dovevo uscire quest'anno e quest'anno è uscito. Magari fanno anche così. E infine abbiamo Death Stranding, il nuovo titolo creato da Kojima, il primo gioco indipendente dalla Kojima Production. Che dire di questo gioco? C'è una grande attesa e su questo non c'è dubbio. Nessuno ha capito di che cavolo parli, ma nonostante questo i trailer hanno veramente fatto incuriosire tutti, me compreso. Quindi lo aspetto con un'ansia che non vi sto neanche a dire. E probabilmente uscirà quest'anno. Ma conoscendo Kojima, secondo me si prenderà un altro po' di tempo. Anche se ormai dal 2015 che ne stanno parlando, quindi avete un po' rotto le scatole. Non ci fate aspettare più perché non ce la facciamo. Ebbene ragazzi, questi erano i giochi più attesi da me per il 2018. Probabilmente ne ho dimenticato qualcuno, perché c'è questo brutto presentimento che qualcuno l'ho dimenticato. Ma diciamo che forse i più importanti li ho detti. Io come sempre vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e al canale di Telegram che trovate in descrizione. Fatemi sapere quali sono invece i vostri giochi più attesi di quest'anno e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!